portai con la macchina per annunciare questo mio comizio, che dal 23 novembre 1980 è venuto il terremoto. Altri scandalo, padrone e sotto, che hanno fatto per quattro baracche che hanno fatto da solo. Carissimi cittadini, voi amministratori, vecchi e nuovi, siete stati e siete disinteressati. Avete l'interesse esclusivamente all'interesse personale. Questo non si sfugge, non si mette da parte. Cittadini, querelatemi, rispondetemi, che io sono andato a rispondere avanti ai tavoli dei magistrati per altri mafiosi, ladri, che puzza! Ma puzza di parassitismo e di disonestà! Cittadini! L'officina meccanica, come vi diceva, si chiude. Ora passa all'altro argomento che il popolo mi ha segnalato, mi ha riferito e pensano che io era e sono disinteressato. Cittadini, parlai agli altri miei precedenti comizi, affronta ancora a viso scoperta la intera amministrazione, al comando e all'opposizione, per le strade interpoderali. Questi soldi del 1990, dove sono andati a finire? Risponde ancora a quel cano randagio e figlio di una cana di strada, che io non sono andato a lavorare, non sono capace di lavorare. Io sono andato a lavorare e molti cittadini mi hanno chiamato a effettuargli il lavoro, e per il lavoro che gli ho effettuato non gli ho rubato i soldi, mi hanno pagato di loro spontanea volontà e mi sono venuto a pagare e mi sono venuto a ringraziare e mi sono venuto di nuovamente a richiamargli per effettuare il lavoro. Cittadini, come vi dicevo, questi soldi delle le strade interpoderale dal 1990, l'altra volta, chiedo ancora scusa a questo termine scortese che usai nel passato e chiedo ancora scusa in questo momento se ci sono delle ragazze, agli altri miei precedenti comizi ho detto che quei soldi o questi soldi di questo documento non è scritto da me, è scritto dai vergognosi amministratori, i soldi stanziati strada per strada interpoterà. L'altra volta ho detto, li avete messi incinto, devono partorire. Ma ora vi faccio la domanda, questi soldi delle strade interpoterà sono partoriti, adesso se i figli sono nati, aspettate che devono fare grandi questi figli per aggiustare le strade interpoterà. Cittadini che mi ascoltate, che vi siete rivolto più volte facendomi le segnalazioni, porco invito a chiunque in questo momento a venire a prendersi questo documento e controllarlo. Io anche da privato nel senso, incontrando alcuni personaggi di una certa serietà, degli amministratori, gli ho segnalato, e che t'ha già da io? E che t'ha già fai? Che t'ha già di io? Questi soldi, carissimi signori, qui si aspettano per aggiustare la strada, ma prima muore tutto, noi cittadini, ma muore perché siamo anziani, abbiamo affrontato una vita, ma qui si aspettano che noi a muore portandoci a lavorare, cadendo per le strade, che le strade sono inaffrontabili, per colpa di chi? Scusatemi, non l'ho preso per abitudine, lo devo dire, per colpa della gentaglia, mi dovete perdonare, per colpa della gentaglia che puzza, noi siamo vittime per le strade interpoderate, con i soldi che erano stati stanziati. Ma dove sono questi soldi? Rispondetemi, querelatemi, vi vengo a rispondere, vi porto invito al dibattito, all'incontro, quando volete, dove volete, come volete. Cittadini, dicevo, la vergogna di un vergognoso cittadino, ce l'ho detto, a
riferimento l'anno scorso la venuta del Giro d'Italia a Melfi, raccolgo l'occasione e l'opportunità di versare un vergognoso saluto a quella vecchia vergognosa amministrazione che al Giro d'Italia, se l'amico Salvatore Guerrieri, e mi vergogno di dire qui il sottoscritto e qualche altro cittadino, a spese nostre abbiamo fatto fare questi manifesti per elogiare e onorare quei cittadini che ci sono venuti a onorare il Giro d'Italia, l'arrivo della piazza della città di Melfi. Non hanno fatto un manifesto all'arrivo del Giro d'Italia. Mi rivolgo a te, caro sindaco Buffa, se ci ho da mettere sopra un pacco, tu sono un buon uaglione, tanto ti rispetto, ma quella mafia che te ne va attorno, anche da te come sindaco, avresti dovuto interessare di fare un manifesto al Giro d'Italia per chi ha creduto opportuno di impegnare e chi ha creduto opportuno di far venire quel Giro d'Italia. Non voglio fare una segnalazione, una polemica personale, che mi vergogno di dirlo, che abbiamo avuto l'impegno e abbiamo avuto effettivamente la sostanza di far venire il Giro d'Italia. Volete pigliare la medaglia, volete pigliare lo merito, volete essere fatto un monumento, tutti i monumenti in tutta l'Italia, in tutto il mondo idee, forse sono quello di pro, ma io vi facetelo fare d'oro per la vergogna dei gesti che avete fatto, ma lo dovete fare come si dice un ruolo. L'ora di Bologna face nero per la vergogna. Voi siete dei vergognosi cittadini, incapaci di amministrare il po'. Molti nostri fratelli e sorelle hanno preso il bagaglio, l'hanno attaccato, è rimasta la storia nella nazione, la valigia con la zuculetta. Ma qui l'hanno fatto la valigia con la zuculetta portandosi quegli indumenti e quel farbisogno. Ma dovunque sono andato hanno lasciato il profumo dell'onore e della serietà. Ma se voi andate via, amministratori ladri della nazione, come diceva caro avvocato Arano, ritorno di nuovamente al fatto di Gonnella del 4 di febbraio. Ragazzi, a riferimento sempre alla strada dell'autostrada Napoli-Bari, questo illustro personaggio si è fregato la bellezza di 25 miliardi. Questo è un giornale che l'ho comperato oggi, mi è stata data la comunicazione, porgo invito a chiunque vuol venire a controllare e a ritirare questo giornale, che questo signor Anas Prandini, 25 miliardi per l'autostrada, cittadini hanno deviato l'autostrada Napoli-Bari. Sapete perché? Facendo l'autostrada per Candela, quell'altro grande personaggio, perdonatemi, mi viene il vomito nel pronunziare il nome, disse l'onorevole Mario Tedesco, un senatore della Camera del Presidente della Repubblica, disse quel ladro di Emilio Colombo ha fatto deviare l'autostrada Napoli-Bari perché doveva fare l'altro tracciato di strada per Potenza, per fregare gli altri miliardi. Gli altri miliardi, come voi vedete cittadini, a San Nicola, se c'era qualcuno presente, quella data del 1991, il 13 di dicembre, all'arrivo di Cesare Romì vicino a quel comune, io personalmente, la verità, non aspettava che venisse quel traditore di Emilio Colombo. Quando l'ho visto di uscire, penso che in quel momento c'eravate molta gente, o se qualcuno in questo momento, gli gridai a voce di sé: vai via carogna traditore! Lui abbassai la testa, Cesare Romito stava mettendo il piede sulla scala del comune che il sindaco Buffan l'aspettava per dargli la mano per ospitarla nel comune di Melfi, che l'amasse meglio in un porcino.
Io l'ho detto a Bascia a Sant'Anacò, l'hai fatta raventare a Massari. Oggi si contengono le parole che io dicevo giù a San Nicolo, che avanti al comune gli dice: vai via carogna traditore! A San Nicola gli disse: traditore, l'hai fatto diventare una... ma chi sei? Non ti conosco! Credetemi, mi trova pentito che oggi questa nostra Melfi e questo Melfese avrebbe avuto un vantaggio con quel cartellone che io mi trovavo in mano. L'ho detto all'altro comizio, lo ripeto adesso: se l'avessi un po' della capo, fosse stata una grande battaglia, ma invece noi ci troviamo a una guerra perduta. Mi vergogno di dire, nel senso, povero, la parola, la guerra coi morti, ma non ci sono dei morti, ma ci siamo delle vittime di quella canaglia e di quell'altra, caro avvocato Aranio. Qui tengo un altro giornale, lo curato che tiene una goccia come un omolo bianco, e mi rivolgo come mi sono rivolto precedentemente l'anno scorso agli altri comizi che di nottotempo sono andato a buttare i biglietti che avrei dovuto votare a quell'altro ladro. Qualelami, rispondami, ti vengo a rispondere, caro onorevole Sanza, questi sono i giornali, io non sono un giornalista, non tengo la stampa dei giornali, ma il tuo nome viene sui giornali per furto. Anche io non tengo da nascondere, 6 anni fa, il mese entrante, il 4 maggio, fu stato arrestato, e da quest'altro, da questo stesso posto, quell'altro Arlecchino, il traditore di Azzarà, venne a parlare a Gonnella quando c'erano le elezioni del Parlamento dello Stato italiano, che ha detto, se qualcuno ben ricordo, ha detto che giù a San Nicola si faceva la fabbrica della Palmalat, avrebbero dovuto lavorare 600 persone. Il tuo di Gonnella ha detto che dovevano lavorare il 4 maggio a distanza di 2 mesi, da questo stesso posto, non da questo stesso palco. Cittadini, vi do riferimento, che a Vitalbe si farà la fabbrica della Palmalat e lavoreranno anche gli operai. Io mi trovavo seduto a una sedia di quella società operaia, che l'anno scorso un illustre personaggio dipendente della società operaia aveva chiesto l'autorizzazione a tutti gli iscritti, i soci, di sedermi per ascoltare il comizio del caro amico Sandro Todisco. Quel personaggio ha detto: tu lascia la seggia, vattene, che tu mi sono già sotto un marciapiede. Ma già sottato da, e ha detto che aveva una fatica. Io la verità l'ho risposto, tanto a caso, è la stessa cosa. Carissimi cittadini, quell'altra fregatura e imbrosatura da questa gentaglia che puzza. Cittadini, non voglio prolungarmi, che vi riferì anticipatamente, già mi ha preceduto l'amico Salvatore Guerrieri, per lo scandalo e la vergogna per i cittadini che fra poco scoppia un'epidemia, per i contenitori che puzzano come a qui regaranno a cattà, e tonnellate di spazzatura che i cani randaggi, come quel cane randaggio è figlio di una cana di strada, hanno portato e portano le buste per le strade. Caro sindaco Aranio, come mai sei stato e sei disinteressato? Ma che fai, lo sindaco di Scamorza Pes? Ma ti rende conto a che porcile è diventato questa nostra bella antica città? Perché tu non mi voleva far parlare a Gonnella, a
altrimenti ti avrei menato, scusatemi questo te, ti avrei menato in un mare di merda, che quella gente forestieri stavano ad ascoltare come quel cittadino mi ha registrato la cassetta. Anche gli altri cittadini, sindaci o altri personaggi delle altre province, altre regioni che sono venuti a Gonnella, hanno ben reso conto le mie parole che io versai in quel momento, in quei pochi minuti che io intendeva parlare, far presente e apportare a conoscenza a quei cittadini che rappresentavano la grande fabbrica a livello nazionale e internazionale della Fiat che si deve costruire a me. Cittadini, ora vi voglio riferire che il fatto della Fiat a Melfi potete rispondermi. I porchi invito, non chiamo la forza pochi, malgrado non si sono manco presentati. Sapete che questi stanno sciocando pure loro la schedina, domani mattina per queste mie. Carissimi cittadini, come vi dicevo, dal 13 maggio 1991 siamo arrivati a oggi, 4 aprile 1993, se qualcuno non è andato, ma se qualcuno è andato, vi porgo invito a rispondermi. Per il basso Melfese ci sono ancora i fossi che sono venuti dei morti per colpa dei traditori, e dico anche colpo della mafia, i ladri che abbiamo avuto e che abbiamo. Cittadini, ma per caso la fabbrica, la Fiat Frapecca da cominciare a funzionare? Questa vergognoso, dico vergognoso, generale, opposizione, comando, generale, ufficiale, tenente, sottotenente, pur i soldati che fanno l'istruzione. Ma per caso hanno messo una caldarella del brecciolino o puramente di catramma per la strada? Ma quella deve venire la strada a 8 corsie, ma vi facete la 36, ma chi spettare? Cittadini, volete sapere un'altra ambrosatura recente? Ve lo porto subito. Cittadini, io gli altri anni scorsi avete occasione di incontrare il sindaco Buffa, avete occasione di incontrare l'ingegnere Brescia per chiedergli per un piano regolatore. Mi disse lungo il corso di Longabatti, Michele, abbiamo approvato il piano regolatore dei compagni comunisti e socialisti. Cittadino, un'altra ambrosatura recente. Ascoltatemi, rispondetemi, ci vediamo di nuovo, se non muovo. Ma io sacci che mi vogliono sparare, mi vogliono accendere, a prescindere che io sono malato e ha già morito. E non mi spanto di morire perché io non tengo i soldi che ha già rubato, come va accusato, caro cane randaggio, caro cane di strada, cerca di girare il mondo intero per trovare il potasso, per disinfettarti la tua sporca bocca e la tua vergognosa generazione che ha lasciato scalpore e vergogna nella sala d'aspetto della stazione di Melfi. Perdonatemi. Quella grande personalità di tua madre faceva la squaltrina, perdonatemi, faceva la squaltrina nella sala d'aspetto alla stazione. Non mi chiama a me figlio di puttana. Cittadini, hanno dato recentemente un incarico a un architetto. Sapete il provvedimento del piano regolatore che dovrebbe fare questo, tanto di cappello e di rispetto, di questo architetto? Cittadini, deve fare il progetto di legge, cioè il progetto per le costruzioni, per le strade, per la cifra di 25.000 persone che abitano a me e che dovremmo alloggiare. Cittadini, con la venuta della Fiat me lo rivenderà, l'ho detto e lo ritorno a ripetere, non per ripetizione, malgrado il tradimento dell'autostrada Napoli-Bari, ma con la venuta della Fiat. Io sono stato interrogato da una simpaticissima e gentilissima ragazza e un uomo che portava una telecamera sulle spalle su questa strada. Stava interrogando a due personalità, ha detto vai a domani a cura onorevole, curta sapeva la risposta. Io mi trovavo di qua che portava a casa per mangiare. Questa gentilissima e simpaticissima ragazza mi disse
posso fargli una domanda, 1000 domande. Cosa vuole? Senta, dice, ma lei di me, disgraziatamente se... Perché? Perché noi qua ci troviamo di fronte a gente traditori, ci troviamo di fronte a mafia, ci troviamo di fronte a gendaglia, ci troviamo di fronte a canaglie. Cittadino, quello è rimasto perplesso. Una bella città, vabbè, la città è bella anticamente, che abbiamo avuto l'onore, abbiamo avuto i concili papali e ci sono stati i concili di Federico II che l'hanno messo sotto quel comune come un pezzente. Ma chi l'ha messo? Rendetevi conto che voi siete quello che va al gabinetto di Federico II, la vostra generazione e voi che rappresentate, mancando di rispetto del defunto di Federico II. Carissimi cittadini, ho avuto recentemente, avendomi portato a Rio Nero, un'altra segnalazione che vi faccio. Cittadini, una lamentela della data dell'anno scorso, del mese di ottobre, alla manifestazione della Sacra delle Castagne, effettuata a Piazza Duomo, per dire meglio, al Vescovato. Molta gente ha usato una lamentela nei miei riguardi per l'assenteismo. Cittadini, io sono stato sempre, ora porgo invito, non lo so se Cacciatore stai qua, Cacciatore per gli appunti, che poi ci incontriamo con un dibattito di fronte al popolo, sotto, di nuovamente sotto le telecamere della televisione di Rioni o della rete nazionale o rete 3, rete 10, quella rete. Cari Cacciatore, caro Enrico Canadà, mi avete affidato il compito a me di effettuare la Sacra delle Castagne. Io, a viso scoperto, con la coscienza netta e con le mani pulite, ho affrontato dei sacrifici senza ricompenso di pagamento. Esattamente 3 anni fa io ve l'ho detto, non voglio ripetere le stesse cose, sacrificai al castello, anzi precisamente in quel porcile del Bosco Vittorio, per effettuare la festa della Sacra delle Castagne. Cittadini, avete visto da Fanata avuto la festa di Federico II, da quei personaggi che sono giunti a mettere a un pulone come le porce per i soldi dopo? Mi ha rimproverato a me il generale Cassotta che io era andato per mascherare quel castello che la Bonalma d'Ungir, defunto ingegnere Pastore, sono oltre 30 anni che fecero un manifesto, si iniziano i lavori al castello per aprire il museo a me. Ma un museo l'hanno aperto, un castello stanno quello, ancora quegli apparati arlecchini, come si dice, quegli apparati orchestrali. Cittadini, quell'altro scandalo del castello, forte di milioni e di miliardi, quando si deve terminare? Si doveva aprire il museo, si è aperto un museo, te ci stanno 36 persone che abbiamo il nostro paese, sapete che fa? Guardano quelle 4 scarte da Pignatorotta che hanno trovato. Ci stanno 36 persone, presidente, sottosegretario, ministro, sottoministro, si fregano uno stipendio, ma c'è da faticare, come ha detto quel cane randaggio che ha detto vai a lavorare che non sei capace di lavorare. Caro cane randaggio, come puoi scherzare a sparare a spalle? State accorti che tu sei scappato parecchie volte dalla tagliola del mastrello. Che se di non voglia, ancappa che la tagliola e che in tuo mastrello, per te passano un bello quarto d'ora. Cittadini, ritorni alla Sacra delle Castagne. Se voi ben ricordato, esattamente il 1991 sacrificai col mio mezzo, che il mezzo io l'ho comperato. Mi auguro che sia qua quell'altro povero arlecchino e quell'altro sorto di scimpanzé di Donato di Prende. Io ordinai le sacchette per le castagne per i forestieri, i sacchetti di 5 kg e i sacchetti di 10 kg. Li pagà, mi auguro che sia qua, Domenico Català. Domenico, sono qua o non sono qua? Se non sono qua, fatti di me.
e ti porgo invito anche a te a venirmi a rispondere a un dibattito al popolo, come intendo affrontare solo, non come c'era tanta gente forestiera, a quel sorto di arricchì, quell'altro, non dico cane randaggio, ma su per Giose si può abbinare a quel cane randaggio che ha creduto opportuno di umiliarmi di fronte a tanta gente, che io effettuai dei sacrifici per far la festa delle castagne, per portare il nome di questa nostra città e il nome di questo popolo che sono venuto da tante province, da tante regioni a onorare questa nostra città. Cittadini, si è permesso di alzare le mani umiliandomi. Io l'anno scorso non ci sono andato perché non ho rubato, cacciato. Uei Canada, uei Domenico Català, se io abbia rubato e abbia trattato in gesti ignobili, per voi che rappresentavate e rappresentate, diciamo, il rappresentante della Prodoca, ti porto invito a venire a rispondere pubblicamente come quel povero, dico povero, lo sto onorando a quel vergognoso di uomo, Denatil de Plen, che quando io lo vedo per le strade mi viene il vomito. Cara Natillo di Prend, io ho già affrontato la festa, ma tu hai affrontato la vergogna della tua disonestà di fronte a me e di fronte alla gente che ti sei trovato usando quei gesti da carogna, da vigliacco, da farabutto e da miserabile. La gente si hanno permesso di dire t'hanno cacciato perché tu hai a rubare. Io porco invito a venirmi a rispondere che io abbia rubato, come invita quel cane randaggio, quel figlio di cane di strada che ha detto che io ha già rubato a rubare pensione. Stai accorto a te che tu hai a ruolo alla corva, c'è un traguardo di non voglio per la discesa, la tua carrozza non la firmi più, la ruota che te ne sotto. Carissimi cittadini, voglio concludere perché già vi dicevo che dovete andare a fare le visite o farvi una passeggiata per divagarvi. Voglio concludere. Cittadini, mi rivolgo con le mie ultime parole che già mi ha preceduto l'amico Salvatore Guerrieri, che questa vergognosa amministrazione, caro sindaco, svegliati, non addormentarti in piedi, che il popolo non è ancora in grado di lavarsi le mani e di lavarsi la faccia per l'acqua che fa bisogno per i cittadini. Altrimenti come ti sei dimesso da vicepresidente della provincia? Dimettiti e fa l'avvocato da finire causa persa, sin da me. Cittadini, vi ringrazio per questo immenso brillante onore che mi avete versato. Ora vi porgo riferimento, tra pochi giorni si aprirà la campagna elettorale, ma non ho visto nessun pagliaccio e nessun arlecchino dei politici di venire a mettere la pubblicità, di mettere sì, di mettere no, per aumentarsi lo stipendio e per fare i furti ancora di milioni e di miliardi. La mia tesa, non voglio obbligare, la mia tesa è di no, che bisogna andare via i ladri dei comuni, dalle province, dalle regioni, dal Parlamento. Chi da c'è, esci tu, cittadini. Molti cittadini mi hanno detto dai a candidare. Io non sono stato mai invidioso e mai ambizioso di occupare una poltrona e di andare a amministrare il patrimonio del popolo. Sono stato invitato da tanti cittadini. Prima che mi venga a candidare io, in questo momento ve la porgo ufficiale la parola e la comunicazione. Prepara una lista civica. Chiunque intendo venirsi a candidare, anche se avesse permesso di venire qui di mafioso, quella gendaglia che pozza dei partiti, che hanno fatto già comunicata, hanno fatto cortegna in tuo partito, ma vuole essere comunicata. Vindo la lista del comodato di cittadini, ma avessi fatto pure i parassiti, l'insetto come lo tenete voi a me, ma avessi chiamato pure là, come ha chiamato con un cane randaggio, con un figlio di cane di strada. Cittadini, regoliatevi bene, chiunque vuol venirsi a candidare, s'ha da mettere di fronte a 36 copie di specchi,
coloro che hanno fatto parte già comoda un partito e che vogliono venire a fare, come si dice, mulini in della sede de, oppure nella lista della lista civica per andare a amministrare. Cittadini, io vi avevo promesso che io non vi avevo dato abbandono. Vi ho promesso che non vi ho dato abbandono, vi prometto che non vi dato abbandono e vi prometto che non cerco un voto per scimbucare la seggia a fare scandalo di furti come li hanno affrontati, che fra qualche giorno arriva veramente.